serie, perché comunque sta andando veramente molto bene. Vediamo. Siamo qui con i protagonisti della partita, Gianfranco Spinelli della Lazio, autore del 2-1 con un tiro cercato tre volte, poi la quarta è andata dentro. Ti alleni a casa su questo tiro? No. No, non ti alleni, cioè. Sei arrivato in ritardo oggi, però una partita poi che è cambiata dal tuo ingresso, al contrario dell'altra volta, che nel tuo ingresso è coinciso con un pareggio. È vero. Oggi è andata meglio. È vero, è andata meglio. Prima del tuo tiro, Samuele, secondo Montemuro, si è lamentato parecchie volte perché provavi questa conclusione, ma tu sapevi che prima o poi andava dentro. Perché l'ho cercato questo tiro. E quando la cerchi, giustamente... Lo tengo. Va bene. Noi passiamo a Vasco del Catania. Ciao Giuseppe. È andata male oggi, anche se eravate in vantaggio per 1-0, poi è cambiato un po' qualcosa, diciamo, forse sull'arbitraggio, forse un po' sugli episodi. No, diciamo che in tutto il campionato siamo andati sempre in svantaggio e poi qualche volta abbiamo anche recuperato. Questa volta siamo andati in vantaggio e abbiamo perso. Partita nervosa dall'inizio. Vabbè, andiamo avanti. Noi giochiamo così per divertirci. Oggi squadra rimaneggiata, soprattutto. Oggi senza portiere ha giocato un giovanissimo che comunque si dimostra un degno erede del fratello Lorè, della famiglia Lorè. Fa buona strada, bravo. Catania dove punta? Alla Coppa UEFA almeno. Va bene. Poi col cammino. Grazie Vasco, io parlerei infine con l'allenatore Giovanni Romano, una panchina che tremava oggi, se non si vinceva avete vinto. Difatti abbiamo fatto una bella partita dall'inizio, abbiamo fatto qualche errore alla partita precedente di questo, con qualche ingresso un po' malandato, comunque abbiamo aggiustato alla fine e siamo riusciti a giocare una bella partita. La scelta Spinelli è sua? Sì, ho dovuto cambiare un po' perché ho visto che la Raffaele, la Gaspar stava un po' giù fisicamente, poi nell'ingresso ho visto carico Spinelli e ho dovuto dargli questa chance per dare a dimostrare se il giocatore era dalla Lazio oppure non è da Lazio. Allora questa volta col suo gol ha potuto meritare il posto. Lei che lo vede in allenamento ogni settimana, questo tiro ce l'ha nel sangue? Beh, insomma, parecchie volte lo tira, riesce, certe volte fa fuori, ma oggi è stata la giornata che è andato dentro. Vabbè, panchina salda? Sì, panchina però bene, la società, grazie, andiamo bene, andiamo in avanti, cerchiamo di far meglio per arrivare almeno ai primi quattro. Va bene, io vi ringrazio tutti e vi do l'appuntamento a domenica prossima con un altro posticipo per la Serie A di Sport e Fan. Grazie e arrivederci.